Ciao ragazzi, ciao ciao a tutti e benvenuti, benvenuti al nostro appuntamento bisettimanale con il TG della Sapienza Finanziaria tutti i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 15. Insieme discutiamo di faccende riguardanti il trading e quant'altro. Passiamo quindi subito alla prima notizia di oggi. Pare che qualcuno dica si sente spesso, no? Non guadagno, sarà perché mi mancano altre informazioni. Parlavo proprio ieri con un amico trader che diceva proprio questa cosa, no? Non riesco ad essere profittevole sui mercati, probabilmente mi mancano altre informazioni. È un po' la sindrome del complicarsi le cose. Andremo a sviscerare un po' questo argomento. La seconda notizia. Dopo il grillo talpa e il toporagno è stato scoperto un nuovo stranissimo animaletto, il gatto trader. Ci chiediamo che animale è, se è un animale pericoloso. Siamo proprio curiosi di conoscere questo gatto trader. E poi naturalmente andremo a vedere in real time quelle che sono le notizie dai mercati valutari, ovvero andiamo a vedere se e come si sono mosse le valute, le major che noi seguiamo per la maggiore e infine andiamo a dare un'occhiata, una sbirciatina a quelle che sono le nostre operazioni in real time, se ne abbiamo aperte di nuove, se potremmo aprirne di altre e quant'altro. E poi è molto probabile che verrà a trovarci anche un amico, Thierry de Martin, mi auguro di averlo pronunciato bene. Un amico conosciuto al seminario che abbiamo fatto ad Amano alcune settimane fa, Missione Libertà Intensivo, un amico e un collega trader con il quale scambieremo due chiacchiere insieme, semplicemente due chiacchiere. Bene, ma prima di iniziare, un saluto a tutti, eccomi qua, ci tenevo ad aprire questo TG con questa bella notizia. L'ottava meraviglia, signori. L'ottava meraviglia parla dell'Atalanta. Ma guarda un po' oggi come apriamo il TG. L'Atalanta gioca da grandi squadre e batte anche l'Inter. C'è qualche interista tra di voi? Speriamo di no. Atalanta, vittoria da grande, dice il giornale della nostra cittadina. Mezz'ora da favola dominando l'Inter. Ma solo la rete di Masiella di testo d'angolo. Ma solo la rete di Masiello di testa da angolo. A inizio ripresa Eurogol di Eder, ma poi nel finale rigore su Kessié. Piniglia trasforma 2-1 strameritato. Beh ragazzi, mi chiedo se c'è qualche interista tra di voi che ieri magari non ha potuto. Andiamo a vedere un attimino. Sembrerebbe di no. Ok. Bene così ragazzi. Bene così. Oh, ieri mi sono veramente divertito un mondo dopo aver veramente ripassato quella che era la settimana operativa, la settimana relativa alla nostra attività, alla mia attività di trader e mi sono proprio davvero goduto questa vittoria all'ultimo minuto, all'ultimo secondo in casa con certamente i maggiormente quotati colleghi nerazzurri interisti. Veramente veramente una grandissima partita. Ok, dai, bando alle ciance ragazzi, partiamo subito con la prima notizia, andiamo ad addentrarci in quello che è il nostro TG. Non guadagno, mi dice questo mio collega trader, probabilmente è perché mi mancano altre informazioni, dice lui. Beh, io non lo so se è davvero questo. Però, come ho aggiunto qui sotto, veramente c'è da parte di molti, ed è un tranello nel quale ero caduto anch'io all'inizio della mia carriera di trading, c'è un po' la sindrome del complicarsi le cose, no? Io mi ricordo la prima lezione alla quale partecipai, veramente fu la prima lezione alla quale partecipai con Giulio Pasquini. La prima lezione del percorso formativo della Sapienza
finanziaria di allora, mi ricordo che fu molto categorico su questa cosa e in una lezione disse: per riuscire a fare trading, o quantomeno riuscire a districarsi sui mercati a livello di analisi, a volte basta veramente solo una linea tracciata sul grafico. Basta veramente una linea che possa diventare un potenziale supporto e una potenziale resistenza, oppure una potenziale resistenza. Su quell'area noi andiamo ad attendere il test da parte dei mercati e la risultante poi alla fine ci dà quelle che sono le potenziali idee operative. Ecco, io ho provato a discutere un po' con questo collega, ma purtroppo non sono riuscito a convincerlo. Confrontando i nostri due modi di fare trading, a livello, diciamo, di primo pilastro, quindi di analisi di mercato e di selezione di quelle che sono le opportunità, di trading, veramente si sono scontrati due mondi, no? Il mio fatto di semplicità, fatto di cose sempre uguali, sempre le stesse, quasi al limite della monotonia, oserei dire, quasi monotone, no? Proprio un lavoro, come un lavoro. Anche se ovviamente poi uno cerca di rendere la sua attività il meno monotona possibile. E di fronte invece questo mio collega trader, veramente un insieme di tante cose che non riuscivano ad aiutarlo per prendere decisioni. Se tutte queste cose che lui utilizza, questo modo di analizzare i grafici fosse di aiuto per lui, allora sì, andrebbe bene. Allora certamente andrebbe più che bene. Ci sono trader assolutamente, straordinariamente profittevoli, che veramente hanno nella loro cassetta degli attrezzi tante cose, tanti strumenti, tante idee, li usano tutti insieme e riescono ad essere estremamente profittevoli. Ma se questo continua ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa che sembra funzionare meglio, non ti porta a qualcosa di utile, a qualcosa di semplice, qualcosa su cui puoi veramente dire sì, comincio a capire allora perché lo fai, perché non torni alle origini, perché, come insegnarono e insegniamo, non parti dalla semplicità, non inizi dalle cose semplici. E io, tra le altre cose, mi sono anche ricordato di una frase che lessi una volta su un libro. Dovete sapere che personalmente ho un passato da networker. Io per alcuni anni feci network marketing ed ero riuscito a creare anche una discreta downline di diverse centinaia di persone in Italia. E mi ricordo che l'azienda con la quale collaboravo creò questo libro, Professional Network Marketing. Lo vedete? È un librone molto spesso, veramente, veramente interessante, sul quale ci sono scritte le storie, sono segnate le storie di chi poi del network marketing ha fatto, fece e ha fatto e sta facendo la leggenda, diciamo così, sono un po' le leggende. E mi ricordo di questo tipo, pensando a questa notizia, no? Questa tematica del nostro TG, si chiama Steven Smith è il numero uno di Excel. Excel è oggi una delle maggiori società di telecomunicazioni americana. Questo signore ha oggi una downline di circa 1,5 milioni di distributori. E mi ricordavo le parole, no? Mi venivano in mente che mi sembrava di aver letto da qualche parte. Ecco cosa dice questo signore. Facciamo un po' il parallelismo, no? Tra quello che è l'attività del trading con una qualunque attività imprenditoriale, nel caso specifico il network marketing. Tra l'altro avete visto che bel verde e sapienza finanziaria oggi mi sono messo, eh? Allora, questo signore Steven Smith dice, numero uno di Excel, una delle più grandi e importanti società di telecomunicazioni americane, dice:
una società che tra l'altro, scusate, è diventata grande proprio grazie all'utilizzo di questo modo di distribuzione che era il network marketing. Questo signore dice, tutto deve essere semplice, tutto, la presentazione, il prodotto, il sistema di guadagni, perlomeno per i primi guadagni. E inoltre anche la formazione. Insomma, quando uno entra in un programma di network marketing, dice questo signore, ripeto, numero uno di Excel, una delle più grandi società di telecomunicazioni, cresciuta proprio, nata e cresciuta proprio grazie al network marketing, quando uno entra in un programma di network marketing deve capire subito, uno, che cosa deve fare, due, quanto può guadagnare subito, 3. Perché deve farlo? Basta. Fagli capire questo e chiunque sarà in grado di prendere una decisione veloce. Se è complicato, deciderà di rifletterci sopra e perderà l'attimo. Ma poi il cronista, incalzando, dice, ma ok, questo potrebbe andare bene per l'approccio iniziale. Ma per quanto riguarda la formazione, di nuovo ascoltiamo le parole di questo signore Steven Smith. Lui risponde e dice, ma quale formazione? Se si intende la spiegazione di come compilare la modulistica, fare gli ordini e accedere ai servizi dell'azienda, bene come formazione. Ma se si intende formazione all'attività, attenzione, allora c'è qualcosa che non va. Se il business è semplice, nessuno deve essere formato. Se non lo è, non bisogna aggiungere formazione, bisogna semplificare l'attività. E di nuovo il cronista dice, grazie, ma per chi la vuole questa formazione? E allora lui risponde, occorre dargliela. È ovvio. Anche qui in Excel abbiamo, dice lui, dei corsi per neodistributori che si tengono al sabato. Ma è un servizio, attenzione, che è questo il bello, è un servizio che mettiamo a disposizione solo perché sappiamo che molti trovano nella necessità di formarsi una scusa per non iniziare l'attività subito. Potrebbero partire subito dopo aver letto il sistema di lavoro contenuto nel kit. Ecco, cioè, pensate questo distributore a capo di una downline, anzi lui è il presidente della società nata grazie al network marketing, che dice proprio questa cosa, ma quale formazione, quali cose in più servono? In realtà le persone potrebbero partire subito, con le poche, poche, poche informazioni che noi gli diamo, semplicissime. E il fatto che non partono è perché magari non hanno paura, non hanno ancora sufficiente stima di sé, dice poi successivamente, non hanno ancora qualcosa che non quadra loro, ma il problema non è l'informazione, ma è dentro di loro. Ecco, prendo spesso ispirazione da storie come queste di persone che hanno ottenuto successo nelle loro attività professionali, soprattutto quando mi ritrovo a discutere con questo tipo di atteggiamento, no? Non riesco a guadagnare, non riesco a far partire la mia attività, probabilmente mi manca qualche informazione. Non credo sia questo, gli esempi si sprecano, non sono le informazioni che mancano, forse manca un po' di tempo ancora da passare per vedere come le cose funzionano veramente sui mercati, magari sui grafici, andare a vedere come le cose semplici possono funzionare oppure no. Ma non mancano altre nuove informazioni aggiuntive. Questo signore mi diceva, devo riuscire a trovare un corso
che mi insegni qualcosa di avanzato, qualcosa che io probabilmente mi manca, non ho, magari aggiungere qualche informazione nuova per riuscire a essere profittevole. Io non so se voi siete d'accordo con questa idea, con questa teoria. Io non lo sono, perché penso e ho la mia esperienza che me lo conferma, che soprattutto all'inizio, quando si parte, più le cose si mantengono semplici e meglio è. Ma anche dopo, se tutte le informazioni che abbiamo aggiunto nel tempo non ci aiutano, o tutti gli strumenti che possiamo decidere di aggiungere sui nostri grafici a livello di primo pilastro di analisi di mercati non ci aiutano ad essere, a farci un'idea di quello che veramente succede, allora non bisogna più metterci a fare delle somme. Non bisogna aggiungere altre informazioni, bisogna iniziare un processo di sottrazione. Questa lo dico perché è stata la mia esperienza che condivido stravolentieri, perché anch'io ero nelle condizioni uguali di questo mio amico e collega trader, ancora alla ricerca di un qualcosa che lo possa aiutare a qualcosa che sente che gli manca, ma in realtà non gli manca niente, ed era la cosa che succedeva anche a me. Ecco perché ho deciso di parlare, di prendere spunto proprio da questo colloquio che ho avuto con questo amico. Caro amico, cari amici e colleghi trader, se oggi non riuscite ad essere né profittevoli sui mercati, né riuscite ad avere delle idee sufficientemente chiare, io sono sicuro che avete già oggi tutte le informazioni di cui avete bisogno per riuscire a fare bene, non bene, benissimo. Benissimo. Lezione numero uno del nostro percorso formativo di allora, che è poi ancora quello di adesso, che partirà settimana prossima proprio, tra le primissime lezioni. Ehi, amico trader, se vuoi iniziare, guarda che ti basta un supporto e una resistenza. Se vuoi iniziare, ti bastano un potenziale supporto e una potenziale resistenza. Basta, basta. Se vuoi aggiungere qualcosa, deve essere qualcosa che ti aiuta a filtrare meglio queste poche informazioni che ti servono. Ma passato questo, basta, basta, non hai veramente bisogno di altro. Non sprecare soldi, non sprecare tempo alla ricerca di qualcosa che non esiste, del cosiddetto sacro Graal. Ti scongiuro, non perdere più tempo perché hai già veramente tutto. C'è sempre questa sindrome del complicarsi le cose che io non lo so, ma veramente. Si ha questo desiderio, no, di continua, continua formazione, che, ma neanche di formazione, scusate, ho sbagliato la parola, di nuove informazioni più che formazione, perché la formazione è una cosa molto diversa, che il ricevere nuove informazioni è un po' come sentirsi seppelliti, no, ad un certo punto in cui non riesci più a vedere quello che succede fuori. Vi ho portato l'esempio di questo parallelismo, no, scritto in questo libro. Abbiamo parlato di network marketing, di questo grandissimo presidente di questa enorme quotata in borsa, in America, questa Excel, che dice appunto: la formazione, ovvero le informazioni in più, gliele diamo a chi le vuole, certamente, ma sappiamo che le vuole perché ha fifa, ha paura di partire, ha paura di mettersi in gioco e quindi sente il desiderio di partecipare a meeting, partecipare a cose, quando invece basterebbe davvero quello che ha per iniziare ad essere semplicemente, semplicemente profittevole. Se sei tra costoro, bene, io lo ero, questo mio collega c'è nel mezzo, ti esorto a riprendere in considerazione questa idea. Hai già tutto quello che ti serve per partire, parti, basta. Parti e basta. Non cercare più niente. Parti e basta. Perfetto. Seconda notizia, ragazzi. Dopo il grillo talpa e il toporagno è stato scoperto un nuovo
strano animaletto, il gatto trader. Ma prima di andare a toccare questa tematica, voglio vedere se c'è, se è arrivato questo nostro amico che è Thierry de... eccolo qua che è in linea. Vediamo se riusciamo a comunicare. Thierry, ci sei? Eccomi qua, Oh, buongiorno a tutti. ciao Thierry! Ti avevo lasciato un messaggio sul tuo, Sì. sulla nostra pagina Facebook, Missione Libertà, sperando che davvero tu lo cogliessi e che accettassi l'invito. Grazie, grazie mille Thierry. No, grazie a voi di tutto. Cosa stai facendo di bello? Va. Mi sto godendo la mia libertà, se proprio devo usare dei termini che piacciono a tutti. Io oggi ho assaporato la libertà che fornisce il trading online. Mi sono licenziato dal lavoro e oggi mi occupo solo di trading. Ah Mi sì? occupo solo. Davvero? Sì, beh, oddio, è un passo che avevo fatto un anno fa, circa 10 mesi fa. Giunto a un momento della mia vita, insomma, si arriva, io dico sempre, ho questo detto, ogni frutto ha la sua stagione. Io per 25 anni ho lavorato come tanti, giorno e notte, orari su orari, però... A un certo punto ti rendi conto che era giunto il momento di riappropriarmi della mia vita, che sì, stavo bene, guadagnavo, tutto andava, insomma, mi ritengo una persona estremamente brava e di questo ne sono consapevole, solo che tutta la mia vita era cadenzata dagli orari del lavoro, dalle vacanze a poter andare a vedere mio figlio giocare, portare il figlio a scuola, tutte queste cose che sono dinamiche di tutti noi, di Chiaro. tutti, non è solo la mia, ma di tutti. E a un certo punto ho detto, poi io ho questa sensazione, dicevo sempre, condividevo con mia moglie, è inutile avere un euro più in tasca e poi avere dei problemi con i figli, che è il problema della società di oggi. Quindi, siccome entrambi lavoriamo, abbiamo fatto delle scelte e sono sempre stato appassionato di trading. A un certo punto ho detto basta, adesso è uno strumento, è un'attività imprenditoriale che io proprio al seminario di Abano ho imparato, perché prima lo vivevo come una mia passione, però come mi avete insegnato voi, è proprio un'attività importante, impegnativa, però che ti concede quella cosa che è importantissima, che è la libertà di poter gestire la tua vita, la vita della famiglia. Straordinario. Allora, ti è piaciuto il Quindi seminario che abbiamo oggi, fatto ad Abano? Ti è piaciuto allora davvero? sì, assolutamente, io vengo da altre esperienze, da altre formazioni di trading che non rinnego, anzi, Certo. una cosa non dell'altro, ho trovato persone intelligenti, ma al seminario di Abano intanto ho trovato persone con una passione e soprattutto passione vera, vera. Poi devo dire, per chi non vi conosce, io vi ho conosciuto per puro caso, proprio perché ho letto la parola libertà, che è una cosa che a me ho sentito sempre che mi mancava, vi ho conosciuto per puro caso, però dove non parlate solo di trading, ma parlate di etica, avete una formazione anche di vita che ognuno poi può o meno condividere, però non si parla solo di un grafico, si parla di atteggiamento, si parla di confronti. Poi mi è piaciuto tantissimo il tuo modo di spiegare le cose. Condivido poi con Giulio Valerio Moretta che siete complementari, siete fortissimi assieme, secondo me avete una capacità di trasmettere queste cose, informazioni
che qualcuno sembra, che qualcuno vuole passare come difficili, e ritornando al tuo discorso di prima, la semplicità è la cosa, è il punto di partenza. Io vengo da 3 anni di trading pregresso e quando sono tornato dal seminario ho tolto il 90% degli indicatori e sono ripartito dalle basi. Non ti aiutavano quindi? Non ti aiutava a essere troppo complicato? Ripeto, ci sono... trading è un po' un'attività imprenditoriale, no? E come tale non c'è un modo univoco per che ognuno riesca a farlo funzionare, cioè ognuno lo fa funzionare a modo suo. Ripeto, io conosco tanti trader assolutamente straordinari, dei top player veramente a livello europeo sicuramente, che davvero, se tu li vedi lavorare, hanno sono trader discrezionali tra l'altro, e che prima di arrivare a una decisione operativa, veramente fanno dei ragionamenti, ma molto lunghi, anche molto dispendiosi, proprio anche fisicamente, psichicamente, mettono insieme analisi fondamentale, analisi grafica, analisi algoritmi, analisi ciclica, analisi dei volumi, utilizzano veramente strumenti sofisticati e riescono ad essere quindi a modo loro profittevoli. Allo stesso modo ci sono invece persone che di tutta questa insieme di strumenti riescono a complicarsi la vita e quindi sentono la necessità di sottrarre, no, informazioni a quella che è la loro, il loro arrivo decisionale su un'opportunità di trading. Ecco, non c'è un modo univoco per fare trading. Ognuno si crea veramente, in quanto attività imprenditoriale, la sua attività di impresa, il suo approccio ai mercati, e quindi sono tutti perfetti. Tu ci stai dicendo che invece sì, ti sembra di aver capito che la strada migliore per te è quello di sottrarre un po' di informazioni, sottrarre un po' di caos nella tua testa e ripartire invece dalle cose semplici. Sì, ovviamente è un aspetto puramente personale e tra l'altro voglio dire per chi ci ascolta che non ci siamo neanche sentiti prima di 10 secondi fa. Ah no, decisamente. È proprio una casualità, però io ho proprio, mi reputo un neofita, un aspirante trader, nonostante sia un qualche anno ormai che cerco di conoscere meglio questo mondo, ho capito che per chi non ha ancora tanta esperienza, più le informazioni sono basilari, sono minime, ma sono giuste, più è chiaro l'aspetto. Si inizia, che poi tante volte gli stessi indicatori dicono le stesse cose. Concordo benissimo su tutta la linea, il tuo preambolo iniziale. Poi tra l'altro io sono anche diciamo, insegno attività sportive ma su qualsiasi attività sportiva i professionisti ritornano sempre ai fondamentali. Fanno gli sport, fanno attività più difficili, più complicate, però poi devono sempre ritornare alle cose semplici, perché i fondamentali sono sempre cose che funzionano e che danno la base per poi aggiungere, ognuno di noi aggiunge quello che è la sua È un po' quello che capacità. dice anche il nostro Però... boss, Marco Calino, ogni volta che ci si ma incontra dice, io ragazzi, mi ma se voi rivedo in andate a vedere, tantissime cose di... esatto, come dice lui, se andate a vedere i campioni, no, quando giocano, la prima cosa che iniziano a fare quando entrano in campo, che cos'è? I palleggi, ed è la cosa che insegnano all'elementare, eppure loro fanno questo, palleggiano continuamente, fanno cose semplici, le fanno continuamente e quindi alla fine ottengono risultati. Senti Thierry, ma tu di che tipo di trading fai? Posso saperlo? Veramente poi tra l'altro confermo ai nostri spettatori che non ci siamo proprio sentiti prima, ma
Mi è venuta in mente questa cosa ieri, ti ho mandato un messaggio su Facebook per vedere se potevi esserci, ma non abbiamo preparato niente. La tua conferma l'ho avuta 3 minuti prima di accedere alla sala, che ti ho visto entrare, ma non abbiamo preparato niente. Tu di che tipo di trading fai? Allora, io lavoro con le opzioni americane, sì, sottolineo, non opzioni binarie, ma opzioni vere e proprie, multi-day, sulle opzioni americane. È uno strumento, come giustamente mi avete insegnato voi, uno strumento, diciamo, del mercato azionario, e quindi call, put, tutta una serie di strategie, però anche lì torniamo al discorso di prima, la base di partenza è proprio l'analisi dei grafici. Analisi dei grafici e poi creo delle strutture, diciamo, però anche in questo caso sono agli inizi, insomma, ecco, Certo. è un mondo che ha bisogno di umiltà, tanta, però io sono un testardo cocciuto Siamo e in ho due. appena riguadagnato libertà e non la lascio andare, quindi Straordinario. Tu rappresenti un po' quindi il punto di arrivo, no? Di ognuno di noi, se vogliamo, che riesce a fare della sua attività, della sua passione, un'attività. E questo è veramente, veramente grandioso. Cioè riuscire a fare di una tua passione qualcosa che poi ti rende la pagnotta, no? Qualcosa che ti permette di mantenere te e la tua famiglia. Riuscire a farne qualcosa allora io di interessante, di profittevole, dalle tue passioni, no? Delle tue cose. Credo sia il massimo per queste cose. Cosa ne pensa tua moglie di questa scelta, Thierry? no, mia moglie, allora io la devo ringraziare, lei non mi sente, non è qua, ma mi dispiace per questo, ma glielo dico sempre, la devo solamente ringraziare, dare lei, la mia famiglia, perché mi hanno appoggiato, mi hanno sostenuto e oggi devo dire ne traiamo tutti beneficio. Io partivo, ma per 25 anni mi sono occupato di arredamento, quindi non c'entrava assolutamente Mobili, niente di produzione tutto. di mobili, di arredamento. Partivo la mattina presto, tornavo tardi la sera, tra l'altro gestivo clienti insoluti e quant'altro. E più delle volte tornavo a casa arrabbiato, stressato, ripeto, sì, con un euro in tasca, però come è scritto nel vostro libro, io ripeto, ho avuto la fortuna, o come ha detto al seminario Mazzucato, a volte le cose vengono per caso, ma non sono per caso. Uno se le cerca, perché io girando su, mi sentivo che mi mancava ancora, bravissimo quel libro là, mi mancava ancora qualcosa e cercavo su internet, non so bene cosa, però stavo cercando, mi sentivo carente nell'analisi grafica, nell'analisi tecnica e li ho scoperto. Poi ho iniziato a seguirvi, sono venuto fortunatamente al seminario. E mi si sono aperti nuovi orizzonti. Ripeto, non ho cambiato il mio modo di operare, ho aggiunto qualcosa. Tra l'altro, mi sono iscritto al trading discrezionale che inizia lunedì. Ah sì? E sì, assolutamente, ma perché? Allora, l'informazione è cultura, la cultura è libertà. E siccome sono certo che c'è sempre qualcosa da imparare nella vita, l'umiltà è una delle basi di costruzione, e poter confrontare due scuole diverse, di portare a casa esperienza ha un valore altissimo, soprattutto su questo mondo dove quando sbagli paghi in tasca propria. Certo, infatti, infatti. Ottimo, ottimo, Thierry. Beh, straordinario. Hai qualche operazione in corso in questi periodi? Sì, beh, io ho un paio di operazioni, vabbè, non sul Forex, ma sui mercati americani, diciamo,
In questo momento una è in profitto, una no, però diciamo Terry. le dinamiche sono leggermente diverse rispetto al coso, però diciamo che le prospettive, l'andamento del titolo è come mi sto aspettando, insomma. Terry, Però insomma, brevissimamente, proviamo a fare dimmi. questo esperimento se ti va, se puoi. Prova a darti il grafico, prova a darti la piattaforma e vediamo se riesci a farci vedere qualcosa in real time, ma proprio una cosa veloce. Ti va se Aspetta che proviamo? non ho la piattaforma aperta. Ok. Vediamo. Vediamo un attimo. Certo che il mondo delle opzioni è proprio un mondo tutto diverso, è tutto estremamente affascinante. Allora, Assolutamente. io sono uno che ha sempre voluto essere protagonista della propria vita e quindi le opzioni ti permettono di poter intervenire, di essere un attimino più flessibile. Ripeto, io non conosco bene il mondo Forex e quindi non voglio neanche esprimere dei giudizi che magari non, magari non sono neanche corretti. Però per quello che ho conosciuto io, il mondo opzioni, allora innanzitutto ti permette diciamo di avere Intanto hai aperto la piattaforma? Intanto hai aperto la piattaforma? sì. Allora guarda, io adesso ti do il ruolo di organizzatore. Dovrebbe arrivarti un segnale e quello che vediamo dovrebbe essere il tuo schermo. Attenzione che facciamo questa prova in real time, in diretta, vediamo se riusciamo. Proviamo, proviamo. Tu prova a cliccare su sì o comunque a confermare e vediamo se riusciamo. Ok, ancora non ti vediamo però. Thierry, ci Sto sei? seguendo un tipo. Non ti sento più? Sì, Ok. ci sono, vediamo qualcosa. Sì, ci sono. Sto aspettando il feedback che si veda uno schermo di McDonald's col titolo McDonald's. Ah, ok, perché vedo ancora il mio grafico attualmente, i miei grafici. Io sono sul mio. Vediamo un attimo adesso. Allora, mostro schermo. Dovrebbe essere, ecco qua, adesso ti vediamo, perfetto, grandissimo. Ok, allora, tra l'altro diciamo, seguendo una tua lezione dell'inversione del trend di un 3-4 TG passati, avevo proprio analizzato l'inversione del trend di McDonald's, che è passato da un trend rialzista, vediamo se, dove i massimi, praticamente i minimi e i massimi crescenti hanno, diciamo, sono fermati e siamo passati a praticamente il massimo successivo era inferiore diciamo, all'ultimo massimo crescente. Allora, ho identificato diciamo, un'inversione di trend con due aree di supporto-resistenza molto importanti, dove a un certo punto diciamo, questo è un grafico daily, non so se riesce a vedere abbastanza. Sì, no, lo vediamo benissimo. Perfetto. Il titolo, diciamo, ha lateralizzato diciamo, da agosto ad ottobre, poi a un certo punto ha rotto, diciamo, il supporto. Allora, venerdì c'è stata una candela perché sul mondo delle equity, delle azioni, abbiamo delle situazioni un po' particolari che sono i bilanci. I bilanci sono sempre degli eventi che creano diciamo, della volatilità abbastanza importante, quindi movimenti di gap abbastanza importanti, però
Allora, quindi venerdì, vedete questa candela, diciamo, è andata a rialzo, però fondamentalmente i gap vengono quasi sempre chiusi e siccome anche diciamo, il bilancio di McDonald's non sono stati positivissimi, ma a prescindere da questo, il trend che ha preso è tendenzialmente a ribasso. Quindi lui nella rottura, diciamo, di questo supporto diciamo, è temporaneo, Quindi tu hai creato una sicuramente. strategia in opzioni ad hoc? Sì, io allora avevo stabilito alla rottura, diciamo, all'inversione del trend, ho dato, perché poi nelle opzioni abbiamo un valore importante che è il tempo, il valore del tempo è determinante. Certo. Allora in questo caso io sono andato con un'operazione che io ho venduto questo titolo, quindi nel momento in cui vendo il titolo guadagno col passare del tempo. Quindi ho creato una situazione in cui ho stabilito che McDonald's non supererà 100, non rientra sopra questa resistenza. Quindi il valore di questa mia operazione, il guadagno, è che da qui a fine anno, quindi devo stabilire una tempistica, il mio titolo non superi questa resistenza. Questa è una resistenza importante. Allora, il mio titolo guadagna col passare del tempo e l'importante è che non superi questa 120. Questo in questo caso proprio ho dato un numero tondo, che è sempre un numero importante, un valore importante. Quindi il mio titolo può lateralizzare, può scendere, però l'importante è che non mi superi a questo livello. Fantastico, quindi hai unito veramente il mondo di quello che è il tuo background, le tue competenze nel campo delle opzioni con, mi sembra di vedere, veramente qualcosa di semplice e di efficace a livello proprio strutturale e Questo tecnico, no? Delle linee di tendenza, un trend, supporto e è la resistenza e via andare. miglianza con cui lavoro. Confermi? Questa è la miglianza con cui lavoro, si vedono solo i volumi, si vedono Fantastico. solo i volumi e si vede le aree, supporto, resistenza e basta. Poi, Fantastico. vabbè, vedete delle linee rosse che sono gli interessi diciamo, dei contratti aperti, ma è un argomento abbastanza Thierry. complesso, però con cui lavoro io sono quattro linee. Thierry, abbiamo trovato il prossimo formatore della Sapienza Finanziaria per il prossimo corso in opzioni. Ah, a me piacerebbe tantissimo far parte, ma non penso di essere ancora alla vostra No, altezza, no, siete no, no, troppo no, bravi. no, lo sai come perché ce ne stiamo rendendo conto di come parli, di come, di quelle che sono le tue competenze, ci stai facendo vedere qualcosa in real time, non fuffa, non storielle, ci stai parlando di esperienze di vita vere, concrete, solide e importanti, quindi assolutamente, guarda, sono veramente estremamente contento oggi di averti avuto qui come ospite. Non me l'aspettavo una cosa così. Mi dispiace quasi troncarti sul più bello, ma veramente quello che ci hai fatto vedere e quello che ci hai fatto sentire anche veramente è di ispirazione, no? Una fonte di ispirazione per tutti noi che davvero aspiriamo a fare di questa attività un'attività profittevole nel lungo periodo che gratifichi noi, gratifichi le nostre famiglie e magari un giorno diventi addirittura la prima più importante fonte di reddito. Quindi veramente Thierry, io non posso che ringraziarti veramente per aver accettato proprio all'ultimo secondo questo invito. Chissà che non sia veramente l'unica volta in cui ci sentiremo. Davvero il mondo delle opzioni è un mondo che sento dire veramente straordinario, offrire delle opportunità grandiose per chi lo conosce e quindi veramente potremmo fare altri excursus, vedere se e come questo mondo delle opzioni potrebbe essere utile a noi che facciamo del trading discrezionale, direzionale, il nostro metodo
primario. Quindi Thierry, veramente io ti ringrazio ancora a nome mio, a nome della Sapienza, a nome dei nostri numerosissimi ospiti che continuano a crescere di volta in volta. Grazie davvero, sarà veramente per un'altra volta. Grazie Thierry. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie, grazie mille, grazie. Mi riprendo allora il ruolo di relatore. Perfetto. Ecco qua. Intanto confermate che rivedete il mio schermo. Oh, c'è anche Marco. Marco? Marco, ci sei? Marco Calì, ci sei? Vedo che sei tra i presenti. Sì, ci sono, pronto. Ehi, ciao Marco, ben arrivato. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, tutto a Tutto bene? posto? Sì, sto seguendo qua il TG pure. Molto, molto bene. Sto. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo avanti con le notizie? Ma no, vai avanti, che Perfetto. tanto va più che bene. Ok, ottimo, ottimo. Grazie Marco. Allora ragazzi, eravamo alla notizia, ma la tratteremo magari in settimana giovedì e andiamo immediatamente invece, visto che manca davvero poco, sono già le 14:45, il tempo è volato veramente velocissimo, andiamo a vedere quelle che sono le notizie in real time, in diretta dai mercati valutari. E quindi andiamo un po' a vedere quello che è successo durante il fine settimana, vediamo come hanno aperto i mercati, iniziando dalla coppia major dell'euro contro dollaro, la coppia che veramente seguono un po' tutti, quella che rappresenta circa il 70% degli scambi nel mercato valutario, sul mercato del Forex. Direi che di nuovo siamo in una fase assolutamente di lateralità, nulla ancora da definire, non sappiamo quale sarà la direzione, non sapremo quale sarà la direzione presa da questa coppia di valuta fino a quando il mercato non uscirà da questo range che noi abbiamo inquadrato tra l'area 1,04 e l'area 1,17, quindi un range di circa 1200-1300 pips, 13 figure nel quale oramai da diverse settimane e mesi, scusate, la coppia valutaria si muove al suo interno. Certo, una idea maggiore ce la potremmo fare su quello che potrebbe succedere se allarghiamo l'orizzonte temporale al mensile, non sul settimanale. Se vedete, se possiamo osservare questa linea di potenziale, o meglio, scusate, ormai che è diventata una linea di resistenza, vedete questo supporto di questo minimo importantissimo, un supporto che è stato rotto e che poi è diventato resistenza. Di nuovo l'analisi grafica ci viene in aiuto per tentare di ben interpretare quello che sono le scelte operative, le aspettative dell'operatore del mercato. Vedete un supporto in area 1,16 rotto in maniera molto molto decisa con questa sessione mensile del gennaio del 2015, dell'anno scorso. Dopo la rottura il mercato non è più riuscito a tornare al di sopra di quest'area importante, ma anzi ha iniziato a fare accettazione di questa rottura. Più e più volte abbiamo discusso in questa sede come queste fasi di accettazione di rottura portino poi molto spesso alla continuazione dei movimenti nella direzione della rottura. Ecco, questa lunga fase di accettazione veramente potrebbe essere il preludio di un nuovo affondo del mercato, arrivare a testare quest'area di potenziali supporti a 0,95, quindi un euro al di sotto della parità con il dollaro. Ci fidiamo di quello che dicono i grafici, ripetiamo, dopo la decisa rottura di questa
area di interessantissimi supporti, visto che rappresentava un'area di minimo di mercato, del minimo del trend, scusate, la rottura ha poi portato all'accettazione di diversi mesi di questa rottura, e quando le accettazioni arrivano sui mercati, le maggiori probabilità che il prezzo continui nella direzione della rottura sono certamente maggiori. Nulla di scolpito sulla pietra, ovviamente, lavoriamo in termini di probabilità. Le probabilità che il mercato continui nella direzione dei ribassi sono certamente superiori e maggiori che non il contrario. Certo è che, lo ripetiamo, fino a quando il mercato non uscirà da questa estenuante fase di correzione, nulla sapremo dire, nulla potremo dire. Una informazione che ci arriva dai mercati è che più si allunga il tempo di questa fase di indecisione, e più le probabilità che si esca da una parte e dall'altra si equivalgono. È un po' una regola di noi trader discrezionali che seguiamo il mercato attraverso l'analisi grafica, l'analisi tecnica: più il mercato rimane incastrato all'interno di due aree sufficientemente definibili, e maggiori sono le probabilità che poi il mercato esca in maniera bidirezionale, o verso l'alto o verso il basso, cosa che invece non succede quando abbiamo delle lateralità strette, lateralità corte, scusate, in cui il mercato ha molta più probabilità di proseguire nella direzione, appunto, delle fasi di accettazione. Ecco, il prolungarsi di questa fase fa sì che le probabilità di uscita o verso l'alto o verso il basso tendano ad equilibrarsi. Quello che succede all'interno dell'intraday, vedete che o perlomeno delle nostre giornate, vedete che corrisponde un po' a quello che è il macro ambiente. Vedete che ci sono dei trend all'interno di questa vasta congestione, trend che fanno fatica a formarsi proprio perché i grossi operatori non hanno ancora deciso da che parte deve andare la coppia euro-dollaro. Quindi, di nuovo, molta molta indecisione. Ci stavamo chiedendo lunedì, anzi scusate, giovedì scorso, cosa ne sarebbe stata di questa potenziale tenuta del supporto. Ricordate giovedì, quando eravamo in sede di veramente eravamo qui a guardare il mercato, e c'era questa giornata di, eccola qui, la giornata del 20, e quindi la giornata di giovedì, appunto, in cui intraday ci furono questi movimenti a intrappolare ora l'uno, ora l'altro. Vediamo un pochino meglio eccoli, vedete qui? Vedete questa giornata di giovedì, come il mercato veramente aveva fatto segnare, andiamo ancora meno, ecco qua, una trappola prima rialzista e poi ribassista, con i prezzi quindi a scendere, che poi hanno portato appunto alla rottura di questo importante supporto. Vediamo se creerà accettazione quindi il mercato di nuovo. Se creerà accettazione, le probabilità che ci sarà un'ulteriore spinta verso il basso saranno certamente maggiori. Quindi una sorta di fase di stasi del mercato. Un'altra cosa che possiamo dire è che se e quando arrivano delle fasi ad alta volatilità, poi il mercato tende ad assestarsi un pochino. Guardate qui queste spinte, vedete, poi la giornata successiva, o meglio le giornate successive, diventano una fase di accettazione di queste spinte. Di nuovo vediamo se, come riuscirà il mercato a ripetere questa storia. Quindi nulla da dire a livello operativo per il momento su questa coppia. Un mercato che nel lungo periodo, tanto disco un attimo qui, nel lungo periodo rimane certamente ingabbiato in questo ampio range, bei movimenti in intraday, però attenzione, ripetiamo, alla probabilità che il mercato non confermi poi questi movimenti, proprio perché nell'ambiente superiore, diciamo nei time frame superiori, l'ambiente è assolutamente di indecisione. Andiamo a vedere la sterlina che continua
la sua fase di, anche lei, di accettazione di quello che fu il crash del 7 di questo mese. Lo ricordate, durante la nottata la sterlina ebbe questa improvvisa, decisa accelerazione ribassista per poi essere riassorbito tutto questo movimento, e da allora è partito questa fase di accettazione che generalmente avviene anche più in basso, proprio andare a ritestare quest'area, ne parlammo. La fase di accettazione si sta portando qui in alto, e quindi è molto più probabile di nuovo una continuazione verso il basso per poi ripartire verso l'alto. Staremo a vedere che cosa succederà. Al momento quindi andiamo a segnalare come notizia in real time quella che è la continuazione di questa fase di accettazione, di questa decisa spinta ribassista e poi del suo riassorbimento. Andiamo a vedere velocemente, perché siamo quasi in chiusura, quello che sta succedendo sull'australiano, Australia dollaro, sulla coppia Aussie. Vedete come così molto semplicemente sul mio grafico abbia... Togliamo un attimino i segnali dell'operazione. Vedete come molto semplicemente, come ci diceva Thierry poco fa, siamo andati a identificare quelli che sono i massimi e i minimi del trend precedente, che era certamente ribassista, con un primo segnale di allarme di potenziale inversione, con questo massimo di mercato superiore all'ultimo massimo relativo del trend ribassista. Ecco, questo è un segnale di debolezza o di potenziale inversione, un segnale di allarme, di continuazione del trend ribassista, un massimo di mercato che ci impone la creazione di una vasta correzione, o meglio, diciamo, ci impone la visione di quella che è diventata quindi una fase di correzione molto, molto ampia, anche in questo caso, e quindi la possibilità di operare in maniera bidirezionale, long o short. Di nuovo, nulla sapremo in merito al futuro di questa coppia fino a quando il mercato non uscirà o dalla parte alta o dalla parte bassa di questa lateralità. Il trend per il momento è confermato ribassista su questa coppia, l'Australia dollaro, nel lungo periodo, con un primo segnale di allarme di potenziale inversione del trend. Ma nulla si potrà dire fino a quando non ci sarà una rottura al di sopra di questo livello, e allora sì, avremo l'inversione del trend da ribassista a rialzista. Fino ad allora il trend rimane ribassista, seppur con un segnale di allarme, ma con la possibilità di operare quindi in maniera bidirezionale. È proprio per questa la ragione che ci ha visto protagonisti, ricordate, proprio giovedì in giornata ne discutevamo di questa operazione short su questa coppia Australia dollaro, laddove avevamo quest'area di potenziali resistenze che sembravano tenere dopo che nel intraday si era creata una trappola di tipo ribassista. Siamo inoltre, lo ripetiamo, più o meno in area di vendita di questa vasta area. Queste sono tutte le ragioni per la quale siamo venditori di australiani contro dollaro e rimaniamo appunto a mercato. Abbiamo il primo take profit in area 0,75, scusate, 0,7550 più o meno. Siamo arrivati ad un passo dal chiudere la prima posizione, quindi il pareggio di bilancio. Il mercato oggi è stornato un attimino, ma vediamo se e come continuerà nella direzione auspicata. Ripeto, non siamo maghi. Ragioniamo in termini di probabilità, inseriamo i nostri ordini con i nostri stop loss, con i nostri limiti di perdita, e accettiamo quelle che sono le decisioni del mercato. La stessa cosa anche sulla coppia NZD USD. Di nuovo, vedete, molto semplicemente andiamo a individuare quello che è il trend. Stavamo osservando su questa coppia la falsa rottura rialzista che c'è stata, che poi ha portato alla continuazione dei ribassi. Durante la settimana scorsa il mercato è andato a ritestare quest'area di potenziali resistenze, area che ha tenuto, e il mercato è tornato a
tornato a scendere, quindi direi una fase da manuale del mercato. Dove potrebbe arrivare? Di nuovo semplicità, ragazzi, abbiamo una linea di tendenza ben individuabile che è questa, tracciata su dei minimi. Minimi non toccati anche per poco, quindi ci aspettiamo il potenziale retest come minimo di questa linea di tendenza rialzista. Il trend è ancora assolutamente rialzista, stiamo a vedere come evolve il mercato. USD CAD, interessantissimo il movimento che c'è stato dopo che si era creato questo doppio massimo su questo trend rialzista, vedete questo doppio massimo confermato, trend rialzista, un primo test, un secondo test, la rottura della neckline, il retest, quindi il pullback sulla neckline ha riportato il mercato a spingere, mercato che non è arrivato a target, andiamo a vederlo, ma ha preferito negare, ecco qua eravamo rimasti lontani dal target, ma ha preferito negare la tenuta di questa resistenza e quindi la formazione del doppio massimo, la negazione di alcunché porta con molta probabilità, l'abbiamo detto tante volte, ad ampi movimenti, ad ampia volatilità. Andiamo a vedere sul time frame giornaliero, vedete queste decise candele, decise spinte, conseguenza della negazione della continuazione dei ribassi. Ogni volta che c'è la negazione di alcunché, veramente è molto probabile una esplosione di volatilità. Dove può arrivare? Beh, il mercato può arrivare come minimo a questo punto di rotazione di questo contesto precedente. Ci aspettiamo quindi il mercato più o meno in quest'area. Andiamo a vedere se come ci arriva. Quindi la notizia è negazione dei potenziali ribassi dopo il doppio massimo delle settimane scorse. Eccolo qua. Un test, secondo test, neckline, la negazione ha portato alla continuazione del trend rialzista, un trend rialzista che potrebbe arrivare fino ad area 1,34, 1,34 e 15, a ritestare quest'area di swing, e stiamo parlando della coppia Looney USD CAD. Dollaro yen, anche qui di nuovo, non siamo a mercato su questo conto, ma sull'altro perché non eravamo ancora aperti, siamo long, abbiamo uno stop loss prudente, oramai stop profit più o meno in quest'area, stiamo difendendo cioè dei profitti che si sono via via accumulati dopo che abbiamo provato il long su questa fase di compressione di volatilità, abbiamo uno stop profit più o meno in quest'area a proteggere i potenziali profitti, vedete di nuovo anche qui una bella fase di accettazione che è preludio con la maggiore probabilità ad una continuazione del movimento verso l'alto. Vedete come torna alla memoria Pasquini, il nostro primissimo formatore della sapienza finanziaria, veramente una linea, un supporto, una resistenza e tutto quanto può esserci di aiuto per partire nello studio dell'analisi dei grafici e perché no anche per fare trading. Una bella rottura di questa fase di compressione di volatilità e l'accettazione di questa rottura. Quindi a questo punto le probabilità che veramente il mercato continui nella direzione dell'accettazione, quindi della rottura, sono molto alte. Aspettiamo il mercato al target di quest'area 107,50, che è questo punto di swing di questo contesto precedente. E questa è un'altra operazione che abbiamo in corso. La sterlina yen di nuovo segue pari pari quello che è un po' l'andamento del cable, ovvero della sterlina contro dollaro, anche lei shock crash della nottata del 7 di questo mese, riassorbimento e accettazione qui nella parte alta di tutta questa fase di rottura e di riassorbimento. Nulla quindi da dire per il momento su questa coppia, una coppia che rimane imbalsamata lì così com'è. Staremo a vedere. Abbiamo un'altra coppia qui, CAD/JPY, ma era più che altro per andare a rispondere a un amico con il quale condividevamo un po' di analisi sui mercati. Ecco,
Direi che quindi è tutto. Davvero anche oggi ci auguriamo una bella puntata del nostro TG. Abbiamo parlato della sindrome del complicarsi la vita quando si analizzano i mercati. Il complicarsi la vita se non ti è di aiuto, o meglio, l'aggiunta di nuove informazioni se non ti è di aiuto occorre toglierla immediatamente. Prima la metti, vai a cercare qualcosa di interessante potenzialmente. Se capisci che questo ti confonde, non rimanere neanche un attimo, ma riparti da dove sei, hai iniziato, quindi dalla semplicità. Abbiamo avuto una strepitosa, straordinaria testimonianza di Thierry, che sta sperimentando tutto questo nel suo trading in opzioni. Siamo poi andati a vedere quella che è l'azione dei mercati in real time, le notizie che arrivano fresche fresche, diciamo così. Siamo andati a vedere l'aggiornamento in real time delle nostre operazioni a mercato. Quindi veramente non mi rimane che salutarvi, darvi l'appuntamento per giovedì prossimo. Tra 3 giorni saremo di nuovo insieme, sempre dalle 14 alle 15. Fino ad allora, ragazzi, rimanete in contatto con la Sapienza Finanziaria, www.sapienzafinanziaria.com, il nostro sito ufficiale. Lunedì partiremo a bomba con i nuovi percorsi formativi della Sapienza Finanziaria. Quest'anno saremo in due a seguire gli aspiranti trader, e sarà veramente un piacere per me tornare su quelli che sono i banchi di scuola, diciamo così. Il primo a guadagnare sono sicuro che di nuovo sarò io, perché quando c'è la possibilità di condividere con altri le tue esperienze, il primo a fruire di questa bella opportunità sei sempre tu, no? Il primo. Quindi certamente ringrazio la Sapienza Finanziaria che mi ha dato questa bella opportunità. Ragazzi, l'appuntamento è per giovedì prossimo, tutti insieme, mi raccomando. Ciao e grazie, buon trading e buon studio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.